Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo dei disturbi del comportamento alimentare e lo faremo insieme alla dottoressa Maria Ilaria Verderame, che è biologa nutrizionista ed ha conseguito il dottorato di ricerca in biologia avanzata presso l'Università Federico II di Napoli, dove ha svolto per più di 15 anni attività di ricerca e studio. È titolare di una cattedra di biologia presso l'Università degli Studi di Salerno e collabora con diverse testate giornalistiche. È socia dell'AIDAP, Associazione Italiana Disturbi dell'Alimentazione e del Peso, ed opera come nutrizionista presso il suo studio di Gragnano, che si trova in provincia di Napoli. Buonasera, dottoressa, e benvenuta. Buonasera, buonasera ai telespettatori di Eccellenze Italiane. Dottoressa, grazie innanzitutto per essere qui. Quindi, i disturbi del comportamento alimentare, che cosa sono e da quando ci sono i dati che li documentano? Bene, i disturbi del comportamento alimentare possiamo dire che rappresentano una vera e propria emergenza sociale e sanitaria, come nel 1990 sono stati definiti da Gordon. In realtà, nel manuale diagnostico di salute mentale si legge testualmente che i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono caratterizzati da un persistente disturbo dell'alimentazione o da comportamenti collegati con l'alimentazione che determinano un'alterazione consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica e il funzionamento psicosociale. Ora, sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che la Società Americana di Psichiatria hanno pubblicato quelli che sono i criteri diagnostici per i disturbi alimentari, in particolare l'anoressia nervosa con aspetti restrittivi e bulimici e la bulimia nervosa. A questi si associano i disturbi alimentari non altamente specificati, i cosiddetti DANAS, che includono sindromi parziali o disturbi da alimentazione compulsiva. In particolare, l'anoressia nervosa è caratterizzata da un'inesorabile ricerca della magrezza, da una paura patologica dell'obesità. Le ragazze non sono mai abbastanza magre, hanno, diciamo, una percezione quasi allucinatoria del proprio fisico che è visto sempre troppo grasso, non è mai abbastanza magro, anche se in alcuni casi arriva addirittura a pesare anche 20 kg. Normalmente si inizia con una dieta che per lo più fai da te, dove i primi ad essere eliminati, come al solito, sono i famosi carboidrati. Man mano diventa sempre più restrittiva, dove, diciamo, si arriva ad eliminare, a togliere proteine, carne, pesce, ma anche latticini, fino diciamo, ad arrivare ad un'adesione di schemi quasi pseudo-vegetariani. Ovviamente nelle fasi iniziali le ragazze vivono il piacere del dimagrimento, si sentono forti, si sentono onnipotenti, e aumentano anche il dispendio energetico con estenuanti esercizi fisici. La giornata rimane fondamentalmente polarizzata sul dimagrimento, inventano scuse e bugie, soprattutto nei confronti di chi indagano sulle loro abitudini alimentari e sul loro aspetto fisico. Dall'altro lato abbiamo, diciamo, l'altro aspetto della medaglia e la bulimia nervosa, che invece è caratterizzata dall'incontenibile, no, impulso a mangiare, seguito da un'altrettanto irrefrenabile necessità di svuotarsi per lo più attraverso il vomito, che nei casi più gravi arriva addirittura fino a 15 volte al giorno. Le crisi bulimiche sorgono normalmente di notte, sono comunque forti, sono impossibili da controllare, tanto che se di fatto avvengono durante la giornata e si è fuori casa, il paziente deve correre immediatamente al bar o al supermercato per fare incetta di cibi, insomma, prima di aspettare, insomma, il rientro a casa. Le ragazze bulimiche tendono però a far passare inosservato il loro problema, sono brave in questo, anche perché, diciamo, avendo un meccanismo di compensazione, non dimagriscono tantissimo, anche se ad un attento osservatore può accorgersi di alcuni segnali, per esempio i segni di Russell sul dorso delle mani, che di fatto vengono fuori, no, dai segni degli incisivi che premono sul dorso della mano, perché le mani, insomma, vengono portate alla bocca per indurre il vomito. Così come anche l'ingrossamento delle parotidi, un'altra spia, e l'erosione e la discromia.
dello smalto dentale causato dalla, diciamo, dalla presenza di succhi gastrici all'interno del cavo orale. Lei mi chiedeva da quando sono documentati, una bella domanda, la cosa interessante è che sono documentati da secoli, la loro descrizione chiaramente, come è giusto che sia, nel tempo è cambiata, addirittura durante il Medioevo e il Rinascimento europeo questi disturbi venivano diciamo interpretati come un'estrema adesione a pratiche religiose con finalità spirituali, pensiamo per esempio agli asceti, cioè quegli individui che vivevano senza assumere cibo ed erano interpretati un po' come una meraviglia della natura. C'è stata un'analisi molto interessante fatta nel 1985 da Rudolf Bell, anche abbastanza originale, che ha scoperto delle impressionanti analogie tra la moderna anoressia nervosa e il percorso interiore spirituale di alcune protagoniste di eccezione, ben 170 sante che vissute tra il 1300 e il 1500, tra cui Santa Teresa d'Avila, Santa Caterina da Siena, Santa Veronica Giuliani, Santa Chiara, giusto per citarne alcune, le cosiddette sante ascetiche, che controllavano ogni loro desiderio fino a lasciarsi morire di fame e di penitenza. Oggi possiamo dire che i disturbi dell'alimentazione rappresentano un fenomeno in aumento nelle società ricche ed emancipate e registriamo in Italia circa 3 milioni di nuovi casi l'anno, particolarmente diffuse chiaramente nel genere femminile, nell'adolescenza, nelle giovani, una fascia di età che va dai 12 ai 25 anni, anche se sono in aumento nei maschi, e anche nelle persone anziane. La pandemia chiaramente ha fatto il suo, ha peggiorato la situazione con un incremento del 30% di diagnosi di disturbi alimentari rispetto al febbraio dell'anno precedente, con un abbassamento della fascia di età e con un incremento di anoressia nervosa. Questo a causa sicuramente dell'isolamento sociale, dell'incognita sul rientro a scuola e sul maggior tempo a disposizione per concentrarsi sulle immagini di sé. Quindi possiamo affermare che negli ultimi tempi la situazione è notevolmente peggiorata per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare. Ma dottoressa, perché così tanta attenzione sul corpo? Possiamo dire che oggi paradossalmente il corpo è un luogo così intimo ma anche così estraneo allo stesso tempo. Il corpo da sempre è considerato un po' lo specchio della propria entità psichica per eccellenza, è il principale veicolo di presentazione, è il mezzo attraverso il quale noi comunichiamo, ci permette l'appartenenza al mondo sociale, esprime la nostra personalità, le nostre intenzioni. Possiamo dire che il nostro corpo parla di noi e noi parliamo attraverso il nostro corpo. E inoltre non dimentichiamo una cosa importante, l'utilizzo del social. Il social è cresciuto a dismisura, soprattutto nel post pandemia, e possiamo affermare con certezza che di fatto stiamo vivendo in un'era dove siamo tutti un po' più social e meno socievoli. Ed è allarmante la presenza di tantissimi minorenni che espongono la loro immagine. Chiaramente la creazione di profili con un confronto basato quasi esclusivamente sull'apparenza favorisce l'esibizionismo, favorisce la competizione, inducendoci ad essere sempre belli e sempre perfetti. Eh sì, dottoressa, sembra quasi che la situazione stia peggiorando, stiamo sempre in realtà sempre più soli. Quindi per questi pazienti il cibo quale valore assume? In realtà il cibo per questi pazienti è solamente la punta di un iceberg che sottende a tanto altro. Non dimentichiamo una cosa importante, che uno dei problemi che l'uomo ha sempre dovuto affrontare nel corso della sua storia evolutiva è stato proprio quello di procacciarsi il cibo a scopo nutrizionale. Ma di fatto possiamo dire che ogni atto legato al cibo, anche il più semplice, il più quotidiano, esprime molto più che il semplice atto del nutrirsi. Io dico sempre ai miei pazienti di fare un lavoro molto delicato, di entrare in cucina con loro, di entrare in quel luogo sacro che è il focolare domestico, e bisogna farlo sempre in punta di piedi. Perché? Perché intorno alla tavola si mangia, intorno alla tavola si dialoga, si condivide, ci passano sapori, saperi, ci passa il gusto, il cibo è storia e il cibo è anche cultura. E di fatto nella nostra società il cibo è il connettore principale, no? E tra l'altro è anche
anche uno dei, diciamo, una delle attrazioni principali dei palinsesti televisivi. Che cosa accade per queste ragazze? Che il cibo dà elemento base per la nutrizione e elemento base per il convivio, diventa un'ossessione, diventa un mezzo attraverso il quale manifestare il proprio disagio interiore, diventa un rifugio, diventa un anestetico per non sentire il dolore, cioè l'unico modo per esercitare il controllo su se stessi e sulle proprie emozioni. C'è un testo di Massimo Recalcati dove di fatto riporta un passaggio molto interessante, dice che tutta l'attenzione e la tensione dei pazienti che soffrono di disturbi del comportamento alimentare sono incanalate verso il pensiero ossessivo di questa tripletta micidiale che è cibo, corpo, peso. La mente è piena di questo pensiero, la mente è piena di questa sostanza, piena di cibo, piena di centimetri, piena di le calorie e quant'altro, e Recalcati parla proprio di una scommessa con la sostanza cibo. La scommessa con la sostanza cibo per queste persone diventa proprio il precursore della propria esistenza. Ecco, dottoressa, giusto per mettere un po' in guardia, per aprire un po' gli occhi a quei genitori che magari potrebbero ritrovarsi con un figlio o una figlia con questi problemi, quali sono le cause di insorgenza? Allora, si è a lungo discusso sui fattori che possono, predisporre all'insorgenza dei disturbi alimentari. Non esiste purtroppo una causa unica, come un po' in tutte le malattie complesse, ma sicuramente una concomitanza di fattori sociali, psicologici e biologici che interagiscono fra loro e, determinando la comparsa e il perpetuarsi del disturbo. A questo si aggiunge, come dicevamo prima, una società estremamente giudicante che non tollera il fallimento, che non tollera la fragilità, che ci vuole sempre più performanti tanto nel lavoro come nella vita privata. Ed è interessante sottolineare come negli ultimi anni stanno aumentando le evidenze scientifiche a sostegno di un coinvolgimento genetico, perché un po' come in tutte le malattie complesse, pensiamo per esempio al diabete, c'è sicuramente una predisposizione a livello genetico. Già in precedenza ricerche sui gemelli omozigoti avevano indicato che la componente genetica andava a influire fino al 60% sullo sviluppo di questa patologia, ed è interessante di fatto una serie di risultati un po' più recenti che identificano sul cromosoma 12 un locus genico, cioè una piccola regione genetica che è associata all'incremento dell'insorgenza di questi disturbi, tra l'altro regione che è associata già a sua volta al diabete di tipo 1, ai disturbi autoimmuni e al metabolismo insulinico. Sicuramente anche al web spetta una parte di responsabilità. Oggi i minori iniziano ad utilizzare la rete ad una età sempre più precoce, si stima intorno ai 7 anni, anche se la cosa mi convince poco, onestamente. L'utilizzo del social è cresciuto a dismisura, abbiamo detto anche in precedenza, favorendo la competizione, favorendo l'esibizionismo, andando così ad alimentare, no? Un'idea che per essere accettati sia necessario avere sempre un numero indiscriminato di like. A questo purtroppo si aggiunge anche la presenza sempre in rete di alcune comunità virtuali pro anoressia e pro bulimia, dove questi disturbi vengono esaltati, questi disturbi vengono incentivati da parte di sedicenti coach che, attenzione, non hanno assolutamente nessuna preparazione specialistica nel settore, che spingono i giovani verso una magrezza, estrema. All'interno di queste comunità virtuali anche le ragazze si confrontano, accentuano un po' quello che è il loro delirio, non per guarire ma per condividere il loro malessere e soprattutto per porsi degli obiettivi, talvolta anche degli obiettivi abbastanza estremi. Quindi, dottoressa, abbiamo visto come nel primo periodo, quando insorge il disturbo del comportamento alimentare, spesso i familiari, i genitori non se ne accorgono neanche, anche perché i ragazzi sono molto bravi a nascondersi. Ma nel lungo periodo, alla lunga, quali possono essere le complicanze fisiche e cosa fare per uscirne?
Beh, la malnutrizione associata ai disturbi alimentari può essere molto grave, dobbiamo dirlo, e purtroppo può essere anche mortale, anche se fortunatamente la mortalità di recente tende a ridursi probabilmente grazie a una diagnosi precoce. Tutti gli organi, tutti i tessuti sono interessati dal deficit nutrizionale e in alcuni casi appunto con gravi disturbi funzionali. Sicuramente l'apparato muscoloscheletrico ne risulta inficiato, la forza muscolare, la capacità posturale risultano ridotte. Nei casi più gravi è stato dimostrato anche un'incapacità di queste ragazze a sollevare il corpo dalla posizione di riposo senza usare le mani. Rapidamente può insorgere osteopenia, proprio perché l'anoressia nervosa si instaura in età puberale, cioè nella fase proprio di incremento della densità ossea. Il sistema cardiovascolare va in sofferenza, c'è cioè perdita di tessuto muscolare da parte dei vasi, anche da parte del cuore. L'asse ipotalamo-ipofisi gonadi viene ad essere soppressa, ecco, il ciclo mestruale è una delle prime cose che salta nelle ragazze che soffrono di anoressia e quello che è più allarmante è che anche diciamo, la fertilità a lungo termine può essere inficiata. La tiroide, sicuramente anche l'asse, l'attività dell'asse ipotalamo-ipofisi tiroide va a con un rallentamento delle attività metaboliche generali, insorgenza di ipotermia, bradicardia e anche ipotensione. Si riduce anche la motilità intestinale, per perdita di tessuto muscolare da parte dell'intestino. Questo consegue chiaramente un rallentamento dello svuotamento gastrico, stipsi, senso di sazietà precoce, e senso di gonfiore anche dopo un pasto molto piccolo, dopo un pasto frugale. E questo giustifica all'occhio del paziente il rifiuto del cibo. Sono possibili chiaramente, come abbiamo visto, anche dei danni ai denti, dispromia, danni alla bocca dovuti a deficit vitaminici. Come uscirne? Sicuramente non è facile, ma non è impossibile e lo si può fare solo grazie ad un sapiente gioco di squadra, un po' come dei pezzi di un puzzle che devono, diciamo, devono combaciare in maniera perfetta e devono coordinarsi in armonia. Chiaramente il supporto nutrizionale è alla base, supporto nutrizionale che deve prevedere una rieducazione alimentare più o meno strettamente seguita e chiaramente una paziente rieducazione alimentare, così come anche è fondamentale il supporto psicologico. A questo si deve aggiungere assolutamente il supporto, il sostegno della famiglia. Famiglia che deve essere presente, ma non pressante, perché i ragazzi molto spesso si sentono affannati dal controllo ossessivo della famiglia e chiaramente anche le sue ragioni, questo è certo. E poi il paziente. Il paziente è il protagonista. Nella maggior parte dei casi il paziente ne esce nel momento in cui capisce che questa problematica sta diventando un limite per sé e che nel momento in cui si trova di fronte a un bivio, nel momento in cui si trova di fronte alla scelta di riprendere in mano la sua vita, quindi sopravvivere, oppure purtroppo lasciarsi soccombere dalla patologia. Dottoressa, io la ringrazio moltissimo per essere stata qui e per aver affrontato un argomento così importante che riguarda soprattutto i nostri ragazzi, i nostri giovani, e grazie per la sensibilità con la quale l'ha affrontato. A presto. Grazie a voi. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.